Per cena oggi tagliatelle e squacquerone. Squacquerone l'ho fatto io a casa, è di una bontà estrema, veramente superiore a quello comprato nettamente. Potete trovare la ricetta sul canale, vi consiglio veramente di farlo, non è neanche difficile, bisogna stare solo un coccino attenti, ma è spiegato tutto bene, nel dettaglio. Non ho dato volutamente le dosi perché, insomma, dipende da quanti siete, quanto mangiate, quanto vi piace condita. Acqua che bolle, saliamo e cuociamo la pasta. Ho scelto le tagliatelle perché, secondo me, con questa ricetta sono proprio perfette. Però, insomma, sta molto a voi. Adesso, 2 secondi per i principianti, mi raccomando, mescolatela subito, altrimenti fate una poltiglia. E mentre la pasta cuoce andiamo a preparare la salsa, il condimento. Un goccio d'olio d'oliva, non troppo, e uno spicchio d'aglio tagliato a metà. Lo facciamo insaporire proprio qualche secondo, non si deve sentire troppo l'aglio in questa ricetta. Potete, credo, mettere anche la cipolla, insomma, è una ricetta che io mi sono fatto da solo, quindi ho messo i gusti che più piacevano a me. Almeno che più si abbinavano, secondo me, fra di loro in questa ricetta. Adesso un goccio di latte e lo facciamo anche lì insaporire qualche istante. Al posto del latte, se la volete più cremosa, potete mettere la panna, oppure se la volete ancora più leggera, potete mettere l'acqua o l'acqua della pasta. Io ho scelto una via di mezzo come cremosità, quindi il latte, anche perché lo squacquerone, che è quello che ho fatto in casa, è molto cremoso, quindi non mancherà niente a questa squisita salsa. Ok, adesso rimuoviamo l'aglio, se no finisce che se si è mangiato in due, uno se li becca tutti e due gli spicchi. Ok, ecco, ho fatto il disastro, schizzato dappertutto, adesso pulisco, cancello poi la scena. Comunque, aggiungiamo lo squacquerone e lo facciamo sciogliere. Lo squacquerone, come ho detto, è fatto in casa, l'ho fatto io, ricetta molto facile sul canale. Adesso sta a voi. Potete fare proprio una crema, quindi scioglierlo completamente, oppure, come faccio io, non completamente, lasciare un po' i pezzi. Buonissimo. La pasta è pronta e la scoliamo direttamente sulla crema. Tanto non serve fare troppi passaggi. Infatti, per questo che le tagliatelle, infatti, si addicono molto. Vedete? Sono anche pratiche. Ok. Finita lì, adesso mescoliamo bene per far, diciamo, amalgamare il tutto. Poi, chiaramente, se volete, aggiungete, se volete, se serve, aggiungere un po' di sale, a me non è servito. E adesso io aggiungerò dell'insalata. Nella ricetta c'è scritto radicchio e rucola. È mattina, mentre sto registrando questa cosa qua. Io ho trovato un'insalata mista in cui c'è insalata verde tipo riccia, rucola e radicchio. Quindi, preso questa, ci sta bene. Ne aggiungo un po' adesso alla pasta e amalgamo. E vado direttamente a impiattare e a finire di decorare. Ok, qualche pomodorino, perché mi hanno accusato di non curare i dettagli, ma io preferisco i piatti vuoti, non quelli pieni. Comunque, vabbè. Ok, qualche foglia di radicchio, qualche foglia di rucola e adesso degustazione d'obbligo. Ciao, arrivederci. Buonissima. Oggi lo dico in 3 lingue visto che ho 3 canali. I will say in 3 languages because I have three channels. Poviem w trzech językach, bo mam 3 kanały. Buonissima. Very good. Pechota. Ciao.